C'è da dire. E il prete, anche
definizione di continentale scienza. E in un'altra definizione che io condivido del professor Sidoti, definisce l'investigatore e la figura dell'investigatore in senso lato, una figura, come dire, spesso presuntuosa, spesso sacente, cioè presso presa, come dire, del colloquio di quello che cerca, spesso accecata dal pregiudizio, spesso però anche, come dire, leggendo bene, spesso magari agisce prevalentemente in buona fede. E l'errore è umano, quindi anche la scienza deve ammettere l'errore, e per essere scientifica l'investigazione deve riconoscere l'errore, e la fiction lo fa, è quello che secondo me è la vera scienza, cioè paradossalmente non è scientifica la fiction che porta tutto in laboratorio e dal laboratorio con una scatola magica e poi trova la soluzione alla minaccia, ma è scientifica dove prevale, come dire, il consenso, perché l'umanità ha bisogno anche del consenso, non possiamo perdere il senso umanitario per andare dietro al discorso ingegneristico scientifico, perché altrimenti la scienza ci danneggia, come dice Gentile, ci trasforma in cinici. Bene, adesso per questo momento. Bene, allora buonasera, grazie per questo invito, grazie naturalmente alla mia persona per questa serie. Sono stato contento dell'invito perché fatto l'investigatore anch'io circa 46 anni. Perché il primo ministero fatto. C'era un concetto di famiglia allargata, perché i carabinieri provvedevano anche alla mia scorta. È un rapporto che perdura ancora. Per 9 anni ho addirittura dormito quando facevo il procuratore nazionale antimafia e una caserma dei carabinieri a Roma, a Ponte Salario, quindi c'è un posto. E ho avuto il piacere poi di insegnare anche presso la scuola dei carabinieri. E lì sono successe cose molto divertenti, parlo dei uomini. Perché per vedere se dopo le mie spiegazioni avevano capito la differenza tra rapina e scippo, quindi se porto la borsa e porto sì è rapina, se pido la borsa e rapino è scippo, dicevo allora lei mi faccia una rapina. Veramente il carabinieri saltava sopra e diceva sì o no. Io perché dice questo pazzo come adesso, io non la voglio che lei mi faccia una rapina, perché si tratta di vedere se lei distingue dallo scippo. Allora nello caso, dopo due o tre volte, questo avvenne. Naturalmente il rapporto intenso è stato anche con la Polizia di Stato. Ricordo sempre che io per 5 anni avevo due stanze nella struttura di Firenze e poi c'era scritto ispettore, quindi più investigatore di così. Perché certi fascicoli dei processi non entravano nella stanza in piazza San Fiore. Quindi l'investigatore. Allora, mobilitiamo la nostra arte, ma è la verità. Dice uno scrittore straniero, forse lo dice perché è straniero, che l'investigatore è colui che ha la capacità di trasformare il caos degli indizi che trova sulla scena del reale in un cosmos, cioè in qualcosa di ordinato, in modo da arrivare, se possibile, all'individuazione del colpevole. Quello che mi ha colpito nella serie di Don Matteo sono state varie cose. Il primo, questo abbinamento che può sembrare singolare fra la caserma dei carabinieri, quindi il carabiniere, e la parrocchia, il sacerdote. Questa è un'idea geniale, o semi-geniale, perché se si pensa bene, la caserma la definirei, se non me ne voglia, la parrocchia laica della comunità. In fondo, chi se non il parroco o il comandante della stazione
conosce le persone, ma non solo di vista, conosce loro rapporti familiari, conosce loro modi di agire, conosce come la pensa, e quindi questo accoppiamento è stato molto, molto positivo. Positivo anche per un'altra ragione, secondo me. Soprattutto i giovani, vedendo che un sacerdote si impegna, il parroco, nel realizzare quella che è la giustizia umana, ovviamente, possono trovare una spinta a dire ciò che non va. Quindi trovare uno stimolo, non voglio usare le parole del codice, ma alla denuncia. Cosa che da noi manca, in Italia manca. Negli esodi del sud non ne parliamo, proprio non se ne parla di parlare. Un episodio per tutti, ma tutti quanti sono qui, gli esperti lo sanno. Una volta mi trovavo presso una procura del Calabria, in un omicidio, vado via il commissario. Torna dopo un pochino, decide che io sono un parroco, e allora tutto gli altri, no. Quante persone sono? 85. Che hanno detto? Non hanno visto nulla. Perché? Hanno detto tutti che erano nel bagno. Quante ne teneva? Quante ne teneva il bagno? 3. Allora, cosa vuoi fare? È una cosa stravolgente. Il secondo sbaglio che io vedo nella serie di Don Matteo è, per così dire, lei ha usato una bella parola, carità, una sorta di pietas verso il colpevole del reato. Questa è una cosa che, a parte io che avrei cercato di pensarla, ma che veramente deve essere una qualifica dell'investigatore. Perché chiunque lui abbia di fronte, il sequestratore, quello che ha fatto le stragi, Gross, Mafiosi, in altri come mi sono capitati davanti per essere interrogati, ecco, deve tenere conto che l'investigatore è legato a lui da un filo, che è quello di essere uomini. Questo non vuol dire essere cedevoli al vendetta, vuol dire rispettare la dignità di ogni uomo, perché altrimenti si diventa come lui, si offende anche la dignità di noi stessi. E la dignità è una parola che ricorre spesso nella nostra Costituzione. Anche questo aspetto mi ha positivamente colpito. E poi, di fronte a quelle fiction che non vedo, capo dei campi, forte della mina, quelle violente, perché se no mi sciupano l'immagine che è ovvio che deve essere. Questa invece è una fiction, è una investigazione basata sul sorriso, sull'ironia, su questa serenità. Che è quello che c'è. E ho trovato un altro insegnamento. In un momento in cui si parla tanto di sicurezza, la sicurezza, e ne sono stato sempre convinto, viene dal basso, e qui viene da due organi bassi, diciamo, la stazione dei carabinieri e la parrocchia. Tutte e due che fanno sicurezza insieme. Questo mi sembra un